comunque è davvero un piacere per me in doppia veste, direi, cioè sia in qualità di membro del Consiglio Scientifico della SPES, sia in qualità di direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, poter ospitare qui presso il nostro polo economico-giuridico l'evento inaugurale dell'edizione 2021-2022 della Scuola di Politica ed Etica Sociale dell'Arcidiocesi di Udine. Una scuola che, come voi sapete, comincia ad avere ormai qualche anno, che è nata ed è perdurata grazie al nostro arcivescovo che ha creduto nella nostra iniziativa e che ha continuato a sostenerla nel corso degli anni. Quest'anno abbiamo deciso di porre come tema centrale di questo incontro inaugurale quello di una giustizia diversa, dalla punizione alla riparazione, così lo abbiamo intitolato. E quindi voi capite che per questo c'è la partnership del Dipartimento di Scienze Giuridiche, perché questo evidentemente è un tema che va contestualizzato in primis nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, di quella che è la nostra esperienza e la nostra cultura giuridica, ed è per questo che avremo a parlare qui con noi un illustrissimo costituzionalista, quale il professor Massimo Luciani, che tra l'altro si è occupato in prima persona proprio dei temi connessi alla riforma della giustizia, ma è anche un tema che ci consente di fare una riflessione sulle pieghe, direi, più profonde della natura umana. Tant'è che la giustizia riparativa ha proprio l'obiettivo di convertire in qualche modo l'idea di vendetta con l'idea di riconciliazione. È una sfida enorme, sta a noi, in particolare al nostro legislatore, al governo, in attuazione della delega che ha ricevuto con la recente riforma della giustizia, cercare di accogliere questa sfida e auspicabilmente di vincerla. Mi fa particolarmente piacere inoltre, come dicevo, ospitare questo evento proprio nel nostro polo economico-giuridico, perché la SPES, come sappiamo, è rivolta soprattutto ai giovani e i giovani sono i protagonisti anche evidentemente del nostro Ateneo, della nostra comunità accademica. Chiamerei quindi subito qui accanto a me per un saluto innanzitutto il padrone di casa, cioè il magnifico rettore dell'Università di Udine, il professor Roberto Pinton. Beh, buonasera a tutti e tutte. Io faccio padrone di casa, ma in realtà ospitiamo è bello, e ci fa molto piacere ospitare questa ottava edizione, che è passata indenne alla crisi del settimo anno, fra l'altro in un periodo in cui le contaminazioni erano piuttosto difficili da superare, e però mantenendo sempre comunque lo stesso spirito. È bello essere qua, naturalmente, perché in questa sede, in una sede universitaria, in un momento in cui stiamo riaprendo comunque il dibattito, il dialogo, ed è diretto fra i giovani e i meno giovani che stanno dall'altra parte della cattedra, ma condividono alla fine lo stesso ambito e gli stessi obiettivi, cioè creare e costruire assieme il futuro, perché al di là del fatto di trasmettere delle competenze o delle conoscenze, quello che è importante è il rapporto, il dialogo, il confronto. Ecco, quello che è molto, che vediamo molto vicino a noi anche in questo tipo di iniziativa, che è meritoria e bellissima, è proprio cercare di mantenere vivo il dialogo su temi che molto spesso in realtà il dialogo non lo renderebbero facile e possibile. Quindi si crea sostanzialmente anche una coscienza, una consapevolezza critica attorno a temi sociopolitici importanti. Io devo dire, al di là degli autorevoli relatori che popoleranno tutta il programma, non solo questa sera, ringrazio il professor Luciani, padre Bertagna in particolare per stasera, credo che quello che portino non sono le loro conoscenze e le loro competenze, o meglio non solo, ma le loro testimonianze.
Quindi la cosa più importante è cercare di tradurre poi quello che viene detto e quello che viene presentato in strumenti per fare assieme qualcosa. E credo che questo sia veramente in spirito, nello spirito che è quello di un ambito universitario. Quindi per quello che a me fa molto piacere, ecco, non mi fa piacere essere chiamato autorità e padrone di casa, ma insomma condividere con voi, questo è il piacere, almeno questa serata iniziale, ma magari anche qualche altra successiva. Devo dire un'altra parola solo per un altro aspetto che mi ha particolarmente fatto sentire vicinanza e condivisione di obiettivi, principi con questa iniziativa, è il riferimento all'Agenda 2030 e alla Laudato Si. Ecco, credo che questo sia particolarmente importante, l'enciclica del Papa, perché lì ci sono forti, per esempio, delle relazioni e degli interrogativi, delle questioni da affrontare, per esempio fra fede e scienza, ma anche il rapporto con l'ambiente, il rapporto con l'innovazione, pensiamo solo al digitale, tecnologica, il rapporto fra di noi. Ecco, tutto questo credo che sia motivo di discussione che deve interessare tutti coloro che fanno formazione a qualunque livello. Ecco, qui credo che sarà veramente non solo apprezzabile come ogni anno, ma in questo momento particolarmente importante e rilevante affrontare temi di questo tipo. Anche guardando indietro alla storia, guardo padre Bertagna che parlerà di anni di piombo, io ho vissuto l'adolescenza e maturità negli anni di piombo, ero al penultimo anno di università quando venne scoperto, ahimè, il cadavere dell'onorevole Moro. E quindi, però, si guarda al futuro. Io credo che sia assolutamente importante, così come guardare agli obiettivi dell'Agenda 2030 quando il Papa, per esempio, parla di sostenibilità integrale. Ecco, credo che, o ecologia integrale, credo che questo sia assolutamente, sono concetti che trovano un fondamento che non è solo legato a dei principi etici tipici di una certa formazione, ma credo che sia di interesse veramente globale. Quindi grazie a chi l'ha organizzato, naturalmente permettetevi di ricordare che c'è qualcuno di noi nel comitato tecnico-scientifico, naturalmente scientifico, tecnico-scientifico l'ho messo perché c'è Silvio Brusaferro, è in realtà parte del comitato scientifico di questa scuola, e Luca Grion, Elena D'Orlando e Francesco Marangon, se non ricordo male. Quindi io buon lavoro, grazie ancora ai relatori, ma grazie soprattutto all'Arcidiocesi che ha continuato a credere, chi può farlo meglio di loro, ma credere in questo tipo di scuola e continuare a lanciarla. Noi saremo sempre disponibili ad essere partner, per quanto naturalmente di nostra umile competenza. E adesso chiamerei per un indirizzo di saluto colui che, come dicevo prima, ha tenuto a battesimo la nascita della nostra scuola e in questi anni l'ha sempre sostenuta, ovvero Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bruno Mazzucato. Bene, saluto tutti, dottor Magnifico che ho rivisto, Presidente Morandini e tutti voi. Sì, purtroppo posso fermarmi poco più che al saluto, mi dispiace, mi scuso qui i relatori, ma ho un'altra urgenza, come si suol dire, istituzionale, che sarebbe interessato. Comunque ci tengo ad esserci, so che anno siamo arrivati, all'ottavo anno, questa qua è una bella scommessa quando siamo partiti, ecco, e penso che a distanza di 8 anni, con tutti i cambiamenti e gli sconvolgimenti vari nei mezzi ai quali stiamo vivendo, che hanno come etichetta pandemia, ma dietro la pandemia bisogna analizzare cosa succede. Ecco, penso che dentro questi il servizio della SPES si confermi ulteriormente. Cioè, proprio in questo momento di incertezza su tanti aspetti e l'impressione a volte di camminare un po' a vista, ecco, un contesto come vuole essere quello della SPES, di una riflessione robusta
seria, dove non rinunciamo a un uso, come potremmo dire, profondo della ragione, del confronto ragionato, che io penso che sia, resti e si confermi quanto mai importante. Parlavo prima con il professore, come si sta accentuando oggi una forma di dibattito piuttosto aggressivo reciprocamente, dove facilmente si va ad attaccare la persona, dove non c'è più la calma di distinguere, dove che se solo poni un punto di domanda per un approfondimento vieni subito etichettato come quello che sta dall'altra parte, come succede anche al sottoscritto. E che in questo tempo, chi si direbbe di incertezza della ragione, in nome di altre forme aggressive, noi vogliamo tenere questo spazio della SPES come uno spazio libero di confronto, di approfondimento, dove crediamo proprio alla possibilità di dialogare e di andare a fondo delle questioni per cercare dei fondamenti validi, ecco, si spera anche condivisi. La SPES aveva anche l'obiettivo, e ce l'ha ancora, di rivolgersi ai giovani anche per offrire un piccolo contributo, diciamo, di formazione per un loro impegno, quelli che magari poi si sentono chiamati un impegno politico-amministrativo o anche un impegno sociale di vario genere, per avere come dei fondamenti, e questa continuiamo a tenerla, ecco, su questo profilo, per cui personalmente sosteniamo, continueremo, ecco, e andiamo avanti. Non mi soffermo sul tema perché purtroppo non potrò ascoltare le relazioni, veniva solo un piccolo, ma la butto là tanto per dire. Il tema giustizia è un tema fondamentale nella Bibbia. E accanto a giustizia c'è un'altra categoria usata specialmente da San Paolo nella lettera ai Romani, che è giustificazione, che non vuol dire giustificare a buon mercato, vuol dire trovare la giustizia dalla parte di Dio per la strada di giustizia. Sarebbe interessante interagire su questi temi, approfondendoli anche con la categoria della giustificazione della lettera ai Romani, ma mi fermo qui perché non posso dare un contributo in questo senso da vecchio insegnante di teologia dogmatica, però la metto anche lì, insomma, che potrebbe essere. Bene, ma auguro buona riuscita al convegno di oggi, ma specialmente al percorso della SPES anche di quest'anno. Bene, buon lavoro a tutti. Bene, e ora chiamo per un indirizzo di saluto un altro partner che da sempre ha seguito il percorso della SPES e ci ha sostenuto, ovvero il dottor Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli. Grazie, buonasera a tutti. Beh, io voglio dirvi subito che il percorso SPES è un percorso entusiasmante. Su questo bisogna essere molto chiari e convinti, e ve lo dico sulla base dell'esperienza di questi 8 anni che abbiamo vissuto assieme. È un percorso entusiasmante perché racchiude una grande sfida innovativa di una tipologia di formazione della quale mai come oggi c'è bisogno. E per rafforzare quanto dico, provate a guardare il titolo di stasera, lo leggevo bene prima. Provate a interpretarlo al di fuori del riferimento giuridico. Provate a dirmi se non è un richiamo alla necessità di un nuovo approccio culturale a tutto. Provate a dirmi se non è un invito a un orientamento nuovo della società, a un orientamento che deve andare verso quella società dell'insieme, della coesione, dell'inclusione, ma dobbiamo andare in quella direzione semplicemente in questo momento, perché dobbiamo concludere quel ragionamento lì dicendo quella è la società che è necessaria se vogliamo farcela. Perché se noi guardiamo al futuro, il futuro che abbiamo di fronte è un futuro ricco di opportunità, è un futuro ricco di possibilità, di contributi, di risorse, ma state attenti che quelle risorse lì, questo giro qua, uno se le deve meritare, uno deve avere le capacità di portarle qui, di portarle su questi territori.
E chi è che ha la responsabilità di questo passaggio storico fondamentale? È chi si vuole occupare di amministrazione, di gestione. E deve essere una gestione totalmente nuova. Ed è qui il messaggio entusiasmante forte che Spes dà. Quindi io ringrazio voi della vostra presenza, di questa dimostrazione di altruismo, di questa dimostrazione di interesse del bene collettivo, perché la dimostrazione vera del bene collettivo è quello di poter dedicare una piccola quota parte del proprio tempo agli interessi comuni. Voi state facendo questo, è la prima cosa importante che si può e si deve fare. Grazie. E chiamerei ora per un indirizzo di saluto il dottor Giacomo Trevisan dell'Associazione Media Educazione Comunità. Grazie, un saluto a tutti. Io parlo in rappresentanza dell'Associazione Media Educazione Comunità che, qualcuno di voi la conoscerà, si occupa di educazione alla cittadinanza digitale, ovvero al tema dell'uso consapevole delle nuove tecnologie. Cosa c'entra questo tema che apparentemente sembra un po' lontano dal tema della giustizia? In realtà, lavorando da anni ormai con le scuole, siamo trovati in molte situazioni in cui è stato evidente come, oltre a tutti gli aspetti positivi della tecnologia, lo sappiamo tutti, la tecnologia porta anche a molte incomprensioni, conflitti, a volte anche conflitti gravi, che portano nelle scuole, nelle classi, nelle famiglie, delle situazioni anche abbastanza serie. Ecco, quando ci siamo trovati ad accompagnare gli insegnanti, le scuole in questo tema, è stato inevitabile incontrare il tema della giustizia riparativa, ovvero chiederci se il modo in cui gestire questi conflitti, queste situazioni di crisi, poteva andare oltre a quella che era la tradizione che conosciamo, la sospensione, la punizione disciplinare, e si poteva trovare altre vie. Grazie a questo abbiamo cominciato a sperimentare delle modalità legate a questo tema, quindi gruppi di mediazioni con gli studenti, gruppi di supporto agli insegnanti per gestire le situazioni più critiche e formazione agli insegnanti assieme poi anche a persone molto esperte su questo tema. E il risultato è stato per noi davvero interessante, perché ci siamo resi conto che questa modalità in cui gli studenti non erano più soggetti passivi rispetto alle decisioni che li riguardavano, ma diventavano parte attiva della soluzione dei problemi, anche quelli più gravi, ci ha dato davvero un grande stimolo, un grande entusiasmo nel cercare di portare avanti questo tema. Ecco che da allora, quindi da più di 5 anni che tocchiamo questo tema, abbiamo sempre cercato di inserire questo tema nei nostri progetti. Quello, per esempio, in cui siamo impegnati proprio in questi giorni, che è il patentino per lo smartphone, che è un progetto che riguarda quest'anno più di 50 istituti comprensivi grazie al supporto della Regione e della Fondazione Friuli. Ecco, anche all'interno di questi progetti educativi noi riusciamo sempre a dare uno stimolo anche sulla gestione dei possibili conflitti che possono esserci. È un lavoro, come sapete, molto molto grande, perché c'è una cultura che va cambiata con gradualità, con molto sforzo. La cosa positiva è che quando si riesce ad affrontare anche una piccola situazione di crisi e riuscire a trovare una via diversa, noi riceviamo lo stimolo per continuare in questa direzione. Il feedback dei ragazzi in particolare, ma anche degli insegnanti e delle loro famiglie, ci dà forza. In questa sfida, ecco che essere parte di una rete, e qui ringrazio il dottor Grion che, con cui collaboriamo ormai da anni proprio su questo tema, e anche tutti gli altri soggetti che adesso non riesco a nominare, che però sono stati, cui abbiamo collaborato in questi anni, ci ha dato una dimensione diversa. Ecco che ragionare su un tema così complesso, su una sfida simile da soli, diventa veramente improponibile. Riuscire a farlo insieme e riuscire, peraltro, come succede oggi, a unire il lato che riguarda, diciamo, la gestione dei casi più difficili, anche penali, con il lato educativo, ecco, quello secondo noi è quello che può portare effettivamente a un cambiamento culturale. Quindi partire presto, partire a raccontare la giustizia ai ragazzi, non solo a parole, ma lavorando con loro sulla gestione di queste situazioni. Quindi io ringrazio voi e tutta la rete che ci ha permesso, insomma, di essere qui e coinvolti anche oggi. Buona serata. Bene, last but not least, io chiederei all'amico e collega Luca Grion di raggiungermi qui sul palco in doppia veste, cioè sia come presidente dell'Istituto Jacques Maritain, sia anche come direttore della SPES, per un indirizzo di saluto, e poi si può, direi, fermare qui, così iniziamo a comporre il tavolo. Bene, grazie a tutti. L'idea è appunto vestire 2 giacche per occupare anche meno tempo, perché siamo qui soprattutto per ascoltare i nostri 2 ospiti.
Perché le due giacche? Beh, quella del direttore della SPES è abbastanza chiara. La mia veste in questo momento è soprattutto ringraziare tutti quelli che ci aiutano a fare questo percorso, e sono in tanti. Abbiamo apposta messo una locandina, ci sono i volantini, perché è difficile fare l'elenco senza rischiare di dimenticare qualcuno, senza farlo lungo. Però ecco, vi invito a dare un'occhiata a quante sono le sigle del territorio che concorrono in diversa maniera. Chi ha preso la parola oggi sono le persone che hanno collaborato proprio alla creazione, dalla Diocesi, Fondazione Friuli, l'Istituto Maritain. Sono presidente perché abbiamo pensato soprattutto alla parte formativa, ai contenuti, ai relatori. L'Istituto Maritain, tra l'altro, si occupa da tempo di giustizia riparativa tra i temi e l'attenzione. Ma realizzare un percorso che dura così a lungo e che prova a investire sui giovani, anche creando delle borse di studio, provando a dare continuità ad un'azione formativa, non è possibile se non c'è chi lo sostiene. La Diocesi in primis, Fondazione Friuli, ma poi tutte le realtà del territorio, Prima Cassa, Banca Terra, CIS del Friuli di Venezia Giulia, le ACLE del Friuli di Venezia Giulia, Conf Cooperative, sono tutte realtà che hanno investito concretamente sui giovani, perché credono che spazi di dialogo ragionato siano importanti per creare una cultura della restituzione, cioè giovani che vogliono restituire qualcosa ai loro territori nelle forme che sono loro più confacenti. Ci sono tante modalità di impegno. Ecco allora che le tante sigle che trovate sotto, chi patrocina lo fa perché esprime in qualche modo luoghi nei quali si può offrire qualcosa alle proprie comunità, da l'ANCI alla Proloco, la Caritas, il mondo del volontariato, il mondo della scuola. Ecco, date un occhio a tutti i luoghi, non sicuramente dimenticato qualcuno. L'idea qual è? Bisogna essere in tanti assieme per provare a costruire qualcosa. E questo è un po' quello che dico, appunto, sia nelle vesti di direttore della scuola che anche come presidente dell'Istituto Maritain, che in questo così condividono una stessa missione. Come direttore della SPES, però, una battuta solo per ringraziare tutti i membri del comitato scientifico, lo dico ogni anno, ma è dovuto. Cioè, io metto la faccia, sono quello che in qualche modo ha il piacere anche di presentare, ma l'offerta è corale. È importante avere colleghi importanti che aiutano proprio a pensare i contenuti, tutti gli altri membri autorevoli del territorio che concorrono a suggerire temi, questioni da portare avanti, e poi tutte le persone che quotidianamente mi aiutano, segreteria, l'organizzazione logistica, le riprese, la gestione del sito. Ecco, se non avessi così tante persone che mi aiutano, sarebbe difficile ogni anno portare un prodotto di qualità come quello che è la SPES. E l'ultima cosa, le iscrizioni sono aperte. In questo momento l'abbiamo fatto in anticipo, la scuola inizia alla fine di novembre, proprio per far sì che sia conosciuta il più possibile. Ed è bello riuscire a portarla per il primo anno in università, perché se vuol parlare, come diceva Elena prima, ai ragazzi, bisogna stare dove i ragazzi si impegnano a costruirsi gli strumenti per costruire poi il loro futuro. Quindi ecco, per chi è in sala, sappiate che c'è ancora la possibilità, e per gli under 30 quest'anno, proprio grazie a tutte le persone che ci aiutano, questo percorso è gratuito. Ecco, mi fermerei qua, dai, lasciamo spazio. Ok, grazie Luca. Bene. Adesso è davvero un piacere e un onore presentare i relatori della giornata inaugurale di oggi. E parto da Massimo Luciani. E quando ho chiesto a Massimo Luciani se poteva condividere con noi qualche riflessione sulla sua recentissima esperienza di presidente della Commissione per la riforma della giustizia, temevo una risposta negativa, non perché Massimo Luciani non sia collaborativo, anzi è una persona di una disponibilità e di una squisitezza assolute, ma perché so che è estremamente impegnato, numerosi impegni accademici, numerosi impegni istituzionali. Quindi davvero ti ringrazio, caro Massimo, perché ci hai fatto un regalo ad essere qui oggi con noi. E tra l'altro venendo appunto da Roma, in un periodo in cui anche i mezzi di trasporto non sempre sono dalla nostra parte. Massimo Luciani è professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza. È anche un noto avvocato del Foro di Roma e spesso
patrocinatore davanti alla Corte Costituzionale, ma non solo. È stato presidente della nostra Associazione Italiana dei Costituzionalisti, di un'altra prestigiosa associazione dei giuspubblicisti, quale il Gruppo di Pisa. È inoltre membro dei comitati scientifici di numerose riviste della nostra area giuspubblicistica di primo ordine, adesso si dice di fascia A. È autore di numerosissime pubblicazioni che toccano, direi, tutti i temi principali del diritto pubblico e del diritto costituzionale in particolare. La sua attività didattica e di ricerca è davvero sconfinata e la sua fama ovviamente va ben oltre i nostri confini nazionali. Io credo che l'amicizia non mi faccia velo se dico che Massimo Luciani, per la dottrina giuspubblicistica italiana e non solo, è davvero un punto di riferimento imprescindibile. Quindi, senza indugiare ulteriormente nel dato biografico che è davvero sterminato, ecco, chiudo con questo la sua presentazione. Padre Guido Bertagna, che non ho il piacere di conoscere personalmente, è laureato innanzitutto in lettere moderne presso l'Università di Torino, è entrato poi a fare parte della Compagnia di Gesù, successivamente ha compiuto studi di filosofia e di teologia, è stato quindi ordinato sacerdote e ha completato i suoi studi teologici presso la Pontificia Università Lateranense. Si è poi trasferito a Milano, dove ha iniziato un dialogo con il mondo della cultura, dell'arte, dell'impegno sociale, della ricerca e dell'esperienza religiosa. È stato direttore del Centro Culturale San Fedele e animatore di percorsi di studio biblico dedicati soprattutto al dialogo tra linguaggio biblico e cinematografico. Negli ultimi anni la sua attenzione si è in particolare concentrata soprattutto sul versante biblico e in particolare sui temi molto attuali e scottanti del perdono, della misericordia e soprattutto della giustizia riparativa, tant'è che tra le sue recenti pubblicazioni segnaliamo il libro dell'incontro Vittime e responsabili della lotta armata a confronto. Bene, io chiederei quindi ai relatori di prendere posto qui accanto a Luca. Sul tema della giustizia riparativa sicuramente Massimo Luciani ci illustrerà gli aspetti giuridici più significativi. Io mi limito a ricordare quanto anticipavo in premessa. L'Istituto della giustizia riparativa a livello europeo, di fonti europee, è un istituto conosciuto ormai da tempo. Nel nostro ordinamento ha trovato un recepimento, direi, molto parziale, molto frammentato. L'occasione che viene data ora al governo dalla delega che gli è stata conferita di approntare una disciplina organica in materia potrebbe davvero rappresentare un punto di svolta. È, come dicevo, una sfida molto importante. Speriamo in qualche modo di riuscire a vincerla. Ma su questo lascerei subito la parola al professor Massimo Luciani. Allora, l'idea è un po' questa. Quando si parla di giustizia riparativa da un punto di vista tecnico, si pensa per lo più, poi il professore mi correggerà, ma alla giustizia minorile, che è l'ambito nel quale per prima è stata messa alla prova e l'idea è quella di provare a capire se si possono introdurre all'interno del sistema giuridico delle forme alternative alla pena. Poi su questo torneremo. Quello che noi qui volevamo proporre era una comprensione un po' più accurata di questo aspetto, ma poi allargare lo sguardo, perché come ha detto anche Giacomo prima, giustizia riparativa è soprattutto un cambio culturale rispetto a cosa significhi davvero rifare la giustizia. Ecco, padre Guido, anche l'esperienza che ha avuto questo testo, che tra l'altro vi invito a leggere, il libro dell'incontro, qualcosa vorrei chiedergli dopo, perché perché proprio dalle esperienze di vite ferite che provano a riannodare
il dialogo, noi possiamo imparare qualcosa sulla fatica dello stare assieme, certo, ma anche sulla bellezza del ritrovarsi dopo una rottura, dopo una ferita, dopo una lacerazione. E quindi proveremo a tenere questi due polmoni, uno più giuridico e uno più culturale. Ancora una battuta per inserirci, cos'è il paradigma riparativo? Beh, noi per lo più quando pensiamo alla giustizia la pensiamo in modo retributivo. Qualcuno commette un atto di ingiustizia, commette del male, sottrae qualcosa a qualcuno, il male è il venir meno di un bene dovuto. E quindi la giustizia è pensata per lo più come una punizione che interviene affinché si possa far espiare la colpa a colui che ha agito male, e questa punizione deve essere proporzionale al male agito. Però la giustizia in cuor suo vorrebbe qualcosa di più, vorrebbe riportare l'equilibrio tra le parti. Laddove c'è stata una violazione della norma o delle relazioni, vorrebbe in realtà riportare l'equilibrio, l'idea della giustizia, no? I due piatti che devono trovare, diciamo così, nuovamente modo di stare alla stessa altezza. E qui però cominciamo a capire che c'è qualcosa che non torna in una giustizia che lavora solo sul fronte della pena inflitta al colpevole. Perché? Perché Paul Ricoeur, ad esempio un grande autore del Novecento, dice la ragione si trova di fronte a uno scandalo. Perché? Perché vorrebbe rifare la giustizia, cioè vorrebbe rispondere a quel vuoto lasciato dal male agito, ma quel vuoto si riempie solo con un pieno, ovvero con un bene che in qualche modo ripara ciò che è stato sottratto. E invece l'amministrazione ordinaria della giustizia è in grado di creare solo altro male, perché la pena, in fondo, è il male inflitto al colpevole. E quindi ci troviamo con due vuoti. E questo è un po' lo scandalo di una ragione che però non sa darsi altri strumenti. E come facciamo ad amministrare una giustizia senza l'arma della pena? Certo, noi auspichiamo che quella pena inneschi, diciamo così, un pentimento nel colpevole, riabiliti colui che ha commesso un reato in seno alla comunità, però questo vediamo che è faticoso. E nel modo ordinario di gestire la giustizia la vittima tende a scomparire, anche il colpevole alla fin fine tende a scomparire, e a rimanere protagonista è per lo più la legge, il rispetto della legge. Ecco, tutto questo ha portato a pensare se è possibile una giustizia diversa, forme che integrano il modello retributivo e provano a ricostruire. La giustizia riparativa prova a rispondere ai bisogni della vittima, ma anche ai bisogni del colpevole, di riuscire davvero a ricostruire, a restituire quello che è indebitamente sottratto. E anche la comunità, che si vede comunque ferita, spaventata dall'azione delittuosa. Ecco, e tutto questo proveremo a parlare oggi. E proprio perché il taglio vorrebbe essere così, non solo giuridico ma culturale, proviamo a invertire l'ordine che ci verrebbe naturale. Verrebbe naturale partire dal tecnico per andare al culturale, proviamo a fare una mossa diversa. Quindi la prima domanda proprio per padre Bertagna, come possiamo intendere proprio in questa dimensione più culturale la giustizia riparativa e cosa la distingue dal modo ordinario di considerarla secondo la logica retributiva? Grazie Luca e grazie anche a voi che siete qui e ci dedicate del tempo, al professor Luciani e a me. E anche in questo contesto che è stato ricordato, cioè di un grande lavoro che la SPES fa da 8 anni e non è poco davvero. E io provo a dire proprio qualche cenno e poi vediamo se magari sia in dialogo col professor Luciani, sia, direi io, da un po' di anni, quando mi è chiesto di parlare anche dell'esperienza, di quella che è più conosciuta, perché tante altre non finiscono nei libri. Così proviamo insieme a dare
voce e quindi ascolto a dei testimoni. Appunto, è stato giustamente detto che qui più che una lezione, almeno da parte mia, è veramente un dar voce a una testimonianza, a delle testimonianze, quindi a dei testimoni. Su quello che Luca chiede e che ci aiuta a entrare nella riflessione anche più appunto culturale, perché anche se evidentemente c'è tutto un lavoro che stiamo un po' per quello che si riesce a cogliere, a seguire, no? Dai giornali o dalle riviste specializzate, tutto quello che sta accadendo un po', grazie soprattutto mi pare alla spinta della ministra Cartabia, certamente c'è tutto un lavoro nel senso più alto di tecnica giuridica, cioè di riflessione profonda su come si può lavorare a vari livelli, no? Dal decongestionamento della macchina, della giustizia, allo snellimento dei tempi, non sono cose di poco conto, perché dietro a dei provvedimenti tecnici c'è la vita delle persone, per cui è chiaro che se una riforma riesce a abbattere dei tempi di attesa, dei tempi lunghi, no? di un itinerario giuridico e giudiziario, è chiaro che questo migliora proprio anche la qualità del vivere tra di noi, del vivere sociale. Però c'è un altro livello, che è il livello appunto della cultura della giustizia. E mi sembra che qui il contributo che la riflessione e la pratica della giustizia riparativa possono dire qualcosa. Per esempio, appunto, là dove, come già Luca ha accennato un momento fa, il reato non è solamente la violazione di una norma, e quindi una violenza contro un bene giuridico, cioè contro un bene riconosciuto, garantito e difeso dalla legge, ma c'è una ferita profonda che viene patita sia da chi direttamente subisce il male, sia da chi sta intorno, tant'è che in tutti i documenti, sia quelli internazionali, sia nella proposta Cartabia, si dedica una riflessione e anche il tentativo di definire, sia pure in modo sintetico, chi è la vittima. Perché se c'è questo bisogno di identificare e in qualche modo definire e quindi collocare la vittima, evidentemente significa che le cose non erano così chiare, non sono così chiare. Allora, la vittima non è solo chi ha subito direttamente, per esempio, ma c'è una serie di persone strettamente legate a questa, che è la vittima più diretta, e poi c'è un tessuto sociale. Apro e chiudo una parentesi veloce che eventualmente poi riapriamo. Ma una delle prime mediazioni che ho fatto, che tecnicamente si chiama di community circle, cioè coinvolgendo dunque le realtà di un territorio, è stato per un reato che vi sembrerà assolutamente ridicolo, perché era stata rubata una bicicletta in un quartiere che non dico quale, dell'area milanese. Qual era la particolarità? Che questa bicicletta era la bicicletta di un signor Gino, possiamo chiamarlo così, che ha fatto la poliomielite da piccolo, e quindi era una bicicletta di quelle con la pedalata che puoi fare anche con una gamba sola e l'altra accompagna, perché il signor Gino una delle due gambe non ce l'aveva viva. Signor Gino, amatissimo dal quartiere, amatissimo nella parrocchia, rubano la bici proprio a lui,
questa cosa ha generato nel quartiere una rabbia tremenda, tremenda, assolutamente sproporzionata al bene che era stato sottratto. E allora è stato molto bello perché c'è stato un convergere di lavoro, in quel caso veramente positivo, tra il parroco di quella zona, il vigile di quel quartiere, una persona splendida, e alcune persone che fanno quei mestieri chiave in un quartiere, tipo il giornalaio, da cui passano tutti, sia pure per pochi secondi, il tabaccaio, eccetera. Allora ci fu, i ragazzi furono presi, erano già stati segnalati, quindi non fu un grosso problema. La cosa bella è che nell'incontro che ci fu allargato, dopo aver incontrato le parti, ci fu questo incontro conclusivo in cui veramente quello che appare come appunto un dato culturale era proprio il fatto che in quel modo abbiamo potuto insieme lavorare sulle relazioni ferite. Quindi la giustizia riparativa non lavora tanto sul reato in sé, in questo è più appunto una caratteristica della giustizia, chiamiamola tradizionale, retributiva per intenderci, che è più direttamente reocentrica. C'è un male, trovare il colpevole di quel male, deve essere condannato, fermato e condannato, una volta dimostrata la sua colpevolezza, a una pena proporzionata, tutto il lavoro, no, per fare questo, che evidentemente non è semplice, tutte le forze giuridiche in campo sono impegnate su questo fronte. Le vittime sono parte civile, spesso neanche presenti direttamente. Invece, lavorare sulle relazioni chiede di, per esempio, di restituire al dolore la parola. Che sia il furto di una bicicletta, sia pure una bicicletta particolare, che sia fino ai reati più gravi, peraltro appunto la giustizia riparativa, come è stato accennato, anche in Italia è entrata nella metà degli anni 90 come un itinerario di giustizia che coinvolgeva soprattutto i minori e per reati non gravi. Dopodiché, facendo qualche esperienza anche col mondo degli adulti e prendendo un po' più confidenza anche con questo tipo di itinerari, ci si è accorti che all'opposto di quel che si pensava all'inizio, forse, la giustizia riparativa offre la maggiore profondità, potremmo dire banalmente, il meglio di sé, proprio dove ci sono dei reati gravi o gravissimi, quelli per i quali non c'è compenso. Penso ai delitti, per esempio. Ridare la parola al dolore. Nell'esperienza del dolore, se avessimo tempo ciascuno che è qui, forse potrebbe dire la propria, è un'esperienza che tende a fissarci sul dolore patito. Parlo di un dolore in generale adesso, no? Non pensate solo al dolore che viene da un reato, il dolore in generale, anche il dolore che viene da un reato. Ci fissa su questa pagina, ci fissa su quello che abbiamo attraversato,
quello che abbiamo attraversato è una specie di eterno presente, perché il dolore si rinnova continuamente. Per cui ci troviamo in questo strano ossimoro della vita, di un passato che, anche se ci si allontana nel tempo, il passato non passa. Per cui dare la parola al dolore significa, poco per volta, provare a dare un posto a quel dolore, dare un posto. Decidere che una storia appartiene al passato è frutto di un lungo cammino. Detto così sembra una assoluta banalità, invece non lo è. Abbiamo un sacco di paura che consegnare il dolore al passato sia perdere una parte così importante di noi, della nostra identità, di quello che siamo, di quello che è la nostra storia, che non lo facciamo facilmente. Per cui, per prendere in prestito l'espressione di una persona molto cara che ha fatto sta facendo ancora il cammino con noi, come una vittima degli anni della lotta armata, quel passato ce l'hai sempre tra i piedi e si cammina malissimo. Chiudo, è stato citato molto opportunamente Ricoeur. Ricoeur è un vero maestro. Io raccomando davvero la lettura almeno delle cose principali, no? Sulla memoria, sulla storia, sul senso del ricordare. Le memorie non sono tutte uguali, La memoria non è solo abbiamo spesso l'idea della memoria come di un archivio, dove, con dei faldoni. La memoria non è questo. Poi magari ne riparliamo. Ma Ricoeur dice una cosa molto bella, che è proprio in rapporto al ridare la parola al dolore, no? Dice: c'è un cammino, ci sono dei cammini attraverso i quali si può arrivare a raccontare la storia diversamente. L'espressione nel traduzione inglese si trova sempre questo telling the story otherwise, raccontare altrimenti. Pensate, per esempio, faccio un cenno e poi magari anche questo riprendiamo, che cos'è nell'incontro tra i parenti prossimi, prossimissimi di una persona uccisa e l'autore di quell'omicidio. Che cosa vuol dire per i parenti della persona uccisa fare spazio nella loro memoria al racconto di chi ha ucciso? Lascio lì, è una cosa che pesa anche a dirla, ma è un punto che, nella piccola esperienza che io ho, e che non è altro che eco delle esperienze che ho imparato camminando accanto a queste persone, è uno dei passaggi decisivi. Professor Luciani, nel passare la palla proprio le chiedo non solo di aiutarci a capire anche questo tempo nel quale si ragiona molto di riforma della giustizia, di cambiamenti, quindi come questo paradigma sia stato ritenuto utile per essere uno dei tasselli all'interno di questa riforma, ma anche da giurista, come secondo lei può contribuire questo tipo di cultura alla riflessione plurisecolare, no, che da sempre accompagna l'esercizio dell'amministrazione della giustizia ordinaria e che si interroga proprio sul come fare giustizia al meglio. Io prima ho sottolineato il tema della punizione, ma noi anche in Costituzione abbiamo tutto il tema della riabilitazione, no? Quindi la giustizia riparativa come contributo culturale
forse aiuta proprio a interrogarci su come davvero poter esercitare la giustizia in modo anche da recuperare il reo e, come è stato detto, a dare il giusto spazio alla vittima. Quindi ecco, da un punto di vista anche più tecnico, queste sollecitazioni come vengono accolte e che ruolo possono avere? Vorrei prima però fare una premessa. Dunque, noi qui stiamo camminando su un terreno minato, proprio minato. Ci stiamo camminando un po' tutti perché ragioniamo su questioni che attengono alla concezione della pena, sulla quale la riflessione della dottrina penalistica è inesausta, non è finita e non finirà mai. Quindi è minato perché le tematiche che dobbiamo affrontare sono veramente complicatissime e credo che le risposte unilaterali o troppo assolute non portino da nessuna parte. È minato in particolare per me però. Quando Elena d'Orlando mi ha invitato, insomma, appunto ho posto le difficoltà logistiche del momento, piuttosto gravose, e che poi si sono aggravate con la soppressione di collegamenti aerei, disastro. E, però, ecco un po' l'amicizia per Elena, e poi il fascino di questo tema mi suggeriva di raccogliere questa sfida, ma indubbiamente camminando sulle uova, perché io non sono un penalista, questo è il punto fondamentale. E non sono un filosofo morale, e neanche un teologo. Però qui permetterei di dissentire dal collega Grion. Ha parlato di una prospettiva giuridica, di una prospettiva culturale. Adesso, io non voglio per amore di disciplina esagerare, però è un problema che è stato posto questo. Quando ci si chiede che cosa caratterizzi l'essere umano, sono state date tante risposte, no? La capacità di non assoggettarsi alle leggi della natura, il sorriso, no? Il saper ridere che dovrebbe essere secondo tu, e altri dicono il vivere in una dimensione giuridica, cioè anche questa è una risposta. Il mondo del diritto, ma in particolare del diritto costituzionale, ha questa caratteristica di essere onnipervasivo, cioè, la Costituzione è stata dappertutto e questa è una sfida meravigliosa perché si occupa di questo, ma anche un fardello estremamente pesante. E io francamente non riesco a cogliere i confini disciplinari, non saprei. Prima l'arcivescovo citava Lettera ai Romani, giustificazione, giustizia. Se penso alla meravigliosa esegesi della Lettera ai Romani che ha fatto Erik Peterson, quella è un'opera di teologia o di diritto o tutte e due le cose? Non lo so, insomma, io non sono un teologo, ma penso che sia tutte e due le cose. Quindi, qui, tra l'altro, c'entra anche la teologia, perché se andiamo a vedere i fondamenti di tutta quanta questa faccenda, c'è un problema anche teologico alla radice, e non posso non parlarne perché porta con sé tutta quanta una serie di conseguenze, di riflessioni, insomma, che sono fatalmente, diciamo, implicate dalla premessa, insomma. Ora, mi piace ricordare qui, ecco, non ho voluto portare il cartaceo, ma facendo finta di essere un perito di cose informatiche, cosa che invece non sono, e vabbè, poi ci ritornerò. E mi piace ricordare qui uno scritto recente di Massimo Donini, che è un penalista, mio collega di facoltà, intelligente penalista, che ricordava come possibile origine della riflessione sulla giustizia riparativa un'opera anselmiana, cioè il Cur Deus Homo. Perché Donini richiama questa riflessione di Sant'Anselmo, di Anselmo d'Aosta o
Anselmo di Canterbury, come si conosce fuori d'Italia. E perché la richiamava? Ma perché lì il problema è proprio quello della riparazione, cioè, ma insomma, l'uomo ha combinato un gran guaio, cioè, disobbedito a Dio, ha fatto un disastro. Come lo ripariamo questo guaio? E allora la risposta anselmiana è l'incarnazione del Figlio, e la lettura che ne dà Massimo Donini è che lì c'è, vengono in evidenza soprattutto esigenze retributive, ma che traspaiono anche esigenze invece riparative. La mia lettura è un po' diversa. E ora, anche qua, poi il padre Bertagni mi correggerà, anche qua però potrei dire anche la reciproca, perché Sant'Anselmo era teologo, ma un logico, e anche un giurista, perché si rimprovera a Sant'Anselmo di aver scritto delle opere che sono fortemente impregnate, diciamo, di pensiero giuridico, no? E, non lo so, dal mio punto di vista è più logica che ontologica la prova dell'esistenza di Dio. Dal punto di vista dei miei studi, ci leggo tanto diritto nel Cur Deus. E ora, in quell'opera, emergono, secondo me, con maggiore robustezza, proprio le esigenze riparative. E Paul Gilbert, che è uno studioso attentissimo di Sant'Anselmo, ricordava questo, che lo cito a mente, insomma, qua penso testualmente, che la rettitudine non è pagare il debito, ma amare il Cristo. In quel contesto lì, quella vicenda di riparazione del peccato originale. E però questo fa capire che il problema che abbiamo di fronte è un problema gigantesco, perché qui c'è un problema di rapporto tra foro interno e foro esterno. Qui la frontiera veramente c'è. Ecco. Perché mentre immagino che padre Bertagna si intende interessarsi del foro interno, io del foro interno non mi interesso e non voglio interessare. Non sono legittimato a interessarmi, ma poi non mi voglio proprio interessare per una presa di posizione preliminare, che è quella giuspositivistica, sembra adesso una bestemmia dire che è un giuspositivista, e cioè l'idea che vi è una separazione tra diritto e morale. Perché se questa separazione non l'affermiamo, le conseguenze sono estremamente pericolose, estremamente pericolose. Citazioni alla mano, più volte ho cercato di ricordare, in opposizione a coloro che ritengono di investire il giudice di una missione salvifica, di dare al giudice il compito di creare il diritto, di dire al giudice che la norma non esiste senza la sua interpretazione, ho cercato di dimostrare che la commistione tra diritto e morale ha trovato il suo apice nella dottrina e nella pratica giuridica nazionalsocialista. Citazioni alla mano. Quindi per me è un bene prezioso separare diritto e morale. Però nel caso della giustizia riparativa c'è un problema di foro interno, questo poco ma sicuro, che si pone nella fase dell'esecuzione e che però per il diritto resta per l'appunto da tenere lontano. Quindi questo primo punto, secondo me, è molto importante, perché l'attenzione per il foro interno dischiude grandi risorse sul piano morale, ma apre anche potenziali abissi sul piano giuridico. E poi in Anselmo, e anche qui la mia imperizia informatica
cagionerà sicuramente dei disastri, così imparo a non portarmi la vecchia carta appresso. Infatti credo che sia tutto sparito qua, ma insomma da qualche parte avevo il Curdeus Homo, ma insomma diciamo nel capitolo quindicesimo del primo libro c'è un accenno chiarissimo a un altro elemento che secondo me è fondamentale per capire le ragioni della giustizia riparativa, che è quello dell'ordine. Perché Sant'Anselmo dice molto chiaramente che quello che si richiede è il ripristino di un ordine violato. La bellezza del creato è la bellezza di un creato ordinato. E la violazione del comando di Dio, peccato originale, è una violazione dell'ordine, però. È un disordinare il mondo. E questa osservazione, a mio avviso, è fondamentale perché il tema dell'ordine è un tema centrale nel pensiero giuridico-politico dell'Occidente. Io non riesco a trovare nessun'altra questione che sia stata così tanto al centro dell'attenzione del pensiero giuridico-politico occidentale. Platone, Aristotele, la Bibbia, passo impressionante del libro di Giobbe, in cui si dice, insomma, la visione più orrenda che si possa immaginare, adesso non so se ricordo in mente, credo che sia obi nullus ordo, sed sempiternus horror in habitat, cioè l'orrore più inconcepibile è l'assenza di ordine. Allora, se è così, in che senso la giustizia riparativa ristabilisce l'ordine? Allora, la verità è che giustizia retributiva e giustizia riparativa, l'ordine parrebbero ristabilirlo in due modi molto diversi. Scusate se faccio questa lunga premessa, ma è stata chiesta una cosa che però come si fa a rispondere? Insomma, brevi cenni sull'universo. Ripristina un ordine in due modi molto diversi. Allora, ed è qui uno dei punti di vantaggio della giustizia riparativa, della quale io non sono un incondizionato ammiratore, lo dirò subito dopo, perché vedo dei rischi, vedo dei problemi, vedo delle limitazioni, e non penso che sia sostitutiva della giustizia retributiva, possa essere integrativa. Perché la giustizia retributiva ristabilisce l'ordine attraverso un disordine, perché non si può considerare ordinante la pena, insomma in particolare la pena detentiva, non è ordine, è disordine rispetto all'ordine della società, ma è un disordine contrario, è uguale e contrario a quello che è stato determinato dalla violazione della bellezza del creato, insomma, per riprendere il tema di Sant'Anselmo. La giustizia riparativa, invece, sembra ripristinare l'ordine attraverso l'ordine, perché riordina il mondo, rimette le cose a posto, pretende di mettere le cose a posto, aspira a mettere le cose a posto attraverso, ecco, noi abbiamo sentito le parole di Padre Bertagna, come fanno a non passare un brivido per la schiena, non lo so, bisogna essere veramente insensibili, no? Ma insomma, cioè io l'ho ascoltato, certo, ho pensato, ma che avrei fatto io? No? Cosa avrei fatto io davanti all'assassino di un mio caro, no? Che stava lì a raccontarmi come avrei reagito? Poi, piccola parentesi, in particolare se questo riguarda alcune figure, diciamo, la fase storica, che io personalmente trovo particolarmente detestabili, visto il male che hanno fatto al nostro paese. E occorre uno sforzo notevolissimo. Ma l'idea, credo, di intendere proprio sulla base di questa originaria riflessione che ha più di 1000 anni, no, 1000 anni insomma, sì, perché siamo fine dell'anno del 1000, insomma, sì, non andiamo troppo in là, stavo già troppo avanti, che ha quasi 1000 anni,
e se intendo bene l'ordine qui lo si vuole ripristinare attraverso questo sforzo, che però è molto più complicato, il primo è più semplice. Allora, e vengo alla risposta, poi magari in un secondo giro, perché sennò parlo troppo. E allora il punto di fondo è che cosa metto al centro? Il legislatore cosa dovrebbe mettere al centro? Ora questa domanda avrebbe dovuto essere rivolta non tanto a me quanto a Giorgio Lattanzi, che ha presieduto la commissione dalla quale poi. E io mi sono occupato, io niente, la commissione che ho avuto l'onore di presiedere si è occupata di tutt'altra faccenda, cioè della riforma dell'ordinamento giudiziario. E l'idea qual è? È il passaggio da una concezione reocentrica a una concezione vittimocentrica. Questo passaggio comporta dei rischi, oppure noi dobbiamo immaginare a un'idea più complessa, che l'una e l'altra concezione siano asfittiche e che si debba invece tentare di mettere insieme più cose, e che ci sia in realtà un triangolo. Questo magari in un secondo giro approfondirei questo punto, perché per me il triangolo è vittima, intesa in modo largheggiante come fa l'articolo 1,18 della legge delega che è stata appena pubblicata, 134 del 2021. E vittima, reo e comunità politica però, perché c'è questo punto, perché non è da trascurare questo elemento per le ragioni che cercherò di dire successivamente. Per introdurre, ecco, quindi diciamo ho dato una non risposta, nel senso che ho dato le premesse della risposta e mai darò più avanti, per introdurre quella che potrebbe essere la mia risposta successivamente, vorrei ricordare la definizione di giustizia riparativa che è data dall'articolo 2 della direttiva 29 del 2012, che è ovviamente menzionata e recuperata, ripresa dalla legge delega. Lo leggo, ovviamente voi lo sapete perfettamente, ma forse non tutti nel pubblico la conoscono bene. Qualsiasi procedimento che permetta alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale. E qui le questioni fondamentali sono la nozione di procedimento. Sono questioni giuridiche e non solo, però, sempre se mi date credito, cioè che la distinzione tra questioni giuridiche e questioni non giuridiche è del tutto artificiosa. E cosa si intende per procedimento? Si intende per vittima, sull'autore è più semplice, il consenso e che cosa sia, o cosa debba essere il terzo imparziale. Questo è un problema di organizzazione del servizio della giustizia e magari su questo, se posso, dopo. Padre Guido, si è parlato di un triangolo. Questo triangolo credo sia uno degli aspetti sui quali la cultura riparativa riesce a portare un contributo, no? Cercare di trovare un equilibrio tra il reo, la vittima, la comunità politica. Ma c'è un altro tema che a me ha colpito proprio nella battuta finale: la tensione tra libertà e necessità. Chi amministra la giustizia lo deve fare sempre, non perché c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, ma perché ogni volta che una norma viene infranta dovrebbe scattare un meccanismo che si fa carico di rifare la giustizia. La giustizia riparativa invece lavora su un'ipotesi, c'è un se uno liberamente decide di aderire a un percorso. Come si tengono assieme queste due cose? Allora, innanzitutto anch'io così mi sento molto in sintonia con quanto diceva lei, professor Luciani, cioè è vero che ci sono dei confini che non sono tracciabili in una maniera. I cammini della vita e anche quelli che riguardano la giustizia non sono una mappa catastale a cui si dà un valore stabilito.
perché l'esistenza cambia, appunto. La bici del signor Gino era la cosa più importante per tutto il quartiere. Detta così, è assolutamente sproporzionato. Ma perché lì ci sono in gioco le relazioni. E quando entrano in gioco le relazioni, tutto si arricchisce e nello stesso tempo tutto, muovendosi, perde un po' la possibilità di essere rigorosamente e oserei dire definitivamente delimitato. Quindi io mi sento in sintonia con questo. Mi sento invece, vorrei provare ad aggiungere qualche elemento in più, se forse più che di riflessione, penso, spero non troppo, ma forse un po' di confusione l'aggiungo. Ma il fatto che vada ristabilito un ordine nella visione di Sant'Anselmo è proprio uno dei problemi di Sant'Anselmo. Ed è uno dei problemi che ci troviamo anche attraverso di lui come eredità pesantissima oggi, con buona pace di Sant'Anselmo, che ma voglio dire, qualche problema ce l'ho da anche Agostino già, non è che non scherziamo, con tutto l'amore per Agostino. Vale a dire che nella prospettiva biblica, per esempio, non si tratta di ristabilire un ordine. Non è questo il criterio. Giobbe, stiamo attenti, no? Che cosa accade nel libro di Giobbe? Che Dio sta in silenzio per 38 capitoli, o meglio, per 36, perché parla i primi due. E parla gli ultimi quattro. I primi due perché sono il proemio storico, cosiddetto, della storia, in cui il lettore, ascoltatore, è portato dove nessuno va, davanti alla corte celeste, ed è messo lì quasi a poter origliare il dialogo tra gli angeli, il Satana e Dio. E allora noi sappiamo da quel proemio che il valore che Giobbe ha, Giobbe che non è ebreo, ricordatevi, quindi il libro di Giobbe ha una apertura universale fortissima. Giobbe è considerato da Dio un uomo giusto, lontano dal male. Santo, pio e uomo di carità, sono le quattro caratteristiche della giustizia biblica. Bene, poi sappiamo, appunto, Dio lascia che il Satana provi Giobbe in tutto quello che è possibile, e nel grande tempo del silenzio di Dio, dove sembra che le sue parti siano prese da questi tre amici, che sono quelli della teologia tradizionale, della sapienza tradizionale, che è eminentemente retributiva, e che dice: se fai il bene, ti va bene, magari non subito, ma prima o poi ti va bene. Se fai il male, ti andrà male, stai sicuro, magari non subito, ma prima o poi ti andrà male. Allora, questa sapienza tradizionale, che innerva di sé tantissime pagine bibliche, tantissimi salmi splendidi, che noi diciamo tutti i giorni, con molta gioia, a un certo punto nella scrittura salta,
salta con Coelet e salta con Giobbe. Ma salta già prima, perché il finale del libro di Bereshit, di Genesi, dal capitolo 37 al capitolo 50, c'è la vicenda di Giuseppe e i fratelli. Andatela a vedere, è un miracolo di racconto, di sapienza narrativa, dove tutto questo impalco retributivo è già in forte difficoltà, fortissima. Con Luca veniamo dal vedere la sala dei patriarchi, no? Di Tiepolo. Tutta la vicenda dei patriarchi, la giustizia intesa come un ordine, la giustizia intesa come qualche limite, qualche intervento che viene a ristabilire un ordine, è molto in difficoltà, molto in difficoltà. Quindi Giobbe non chiede mai, tutte le... anche nei momenti più tremendi del suo, quando rimprovera Dio di essere un killer, di essere uno che si diverte a veder soffrire gli altri, anche quando arriva a questi estremi non chiede mai che gli venga restituito quello che ha perso. E infatti la parte finale, gli ultimi versetti del capitolo 42 sono un'aggiunta narrativa piuttosto goffa, devo dire, che cerca di rimettere un po' come una vela troppo sbilanciata, allora il velista cerca di rimettere... No, invece il libro rimane sbilanciato. Giobbe non chiede mai che gli venga restituito. Che cosa chiede insistentemente al Dio con cui ha questa specie di corpo a corpo? Gli chiede che gli parli. Chiede che gli parli. E lo rimprovera dicendo, eh sì, perché tu mi vedi soffrire, ma in fondo a te non frega niente. Non frega niente. E questa è, dal punto di vista della riflessione teologica, mi sono dilungato un po' su questo, perché è un passaggio paradigmatico nel quale mi pare si può vedere che c'è un cammino della giustizia. Giustamente veniva ricordato che una delle parole chiave della definizione di giustizia riparativa è che è un processo, a process. Non tanto una procedura, quanto un itinerario, un processo, di cui, quando lo si mette in moto, non siamo sicuri di dove andiamo a finire. Non lo siamo. Mi pare che nella scrittura il cuore del cammino di giustizia sia proprio in quel ritrovare la relazione. Conoscete tutti, credo, la tecnica del kintsugi, no? La conoscete? Qualcuno non la conosce? Se non lo dico, perché se no non si capisce. Beh, allora, brevemente. È quella tecnica di riparazione che avviene in alcune zone, che nasce in alcune zone del Giappone, dove appunto quando si rompe un oggetto, specialmente se è un oggetto a cui siamo effettivamente legati, la tazza regalatami dalla nonna, lasciata in eredità, che naturalmente casca in pezzi, viene riparata, e viene riparata con una guarnizione finale fatta di filo d'oro, che percorre tutte le crepe. Quindi è una riparazione che non solo tende a, o pensa di poter ristabilire un ordine ricostruendo la tazza, ma sottolinea le spaccature, perché quelle spaccature fanno parte della storia di quella tazza, che non è più quella di prima, ma non è meno preziosa, anzi, forse lo è di più. E l'itinerario biblico va in questa direzione. Nella contemplazione, nei misteri della fede, il risorto
mai riconosciuto dal volto? Ci avete mai pensato? Penso di sì. Una volta è un ortolano, un'altra volta è uno sconosciuto, un'altra volta è un pellegrino, un'altra volta è un fantasma. E il risorto non dice mai, oh, questa è la mia faccia. Qual è il punto? Le ferite. E le ferite restano. Il soffrire passa, ma l'aver sofferto rimane. Allora, qual è l'ordine possibile qui? Qual è l'ordine? È una domanda aperta. Quindi è chiaro che in qualche modo le due giustizie devono essere in dialogo. Quanto tempo ci vuole? Quanto cammino e quali possibilità ha una persona di rientrare in se stesso? Chi lo aiuta? Io ho fatto per 8 anni ho lavorato in carcere a Milano. E una delle cose che ho imparato dagli amici che ho conosciuto lì e che vedevo diverse volte alla settimana è proprio questa, che con alcuni di loro con cui come dire, si è andati nell'amicizia più in profondità e quindi si è messo dentro di loro in moto una rilettura più profonda di quello che hanno commesso. Questo io credo fermamente che sia avvenuto per il fatto che ad un certo punto, non so bene quando, ma queste persone si sono accorte che potevano presentarsi davanti a se stessi e presentarsi davanti a me, a sto povero fesso, per quello che sono state anche, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, per quello che sono e per quello che sono state, sapendo di non essere abbandonati. In quella profondità dove tu sei messo di fronte al male che hai commesso, se vuoi, puoi non essere da solo. Se no non si va, se no non ci si va, non ce la facciamo. Professor Luciani, nel ripassare la palla proverei a tornare proprio da quella questione che ho lasciato in sospeso, con l'idea di riprenderla perché però penso sia centrale, no? Questo tema del triangolo, ma vorrei anche, se possibile, riprendere quella domanda che ho lasciato in sospeso, ma che mi sembrava abbastanza già indicare una direzione, se questo modello riparativo era sostitutivo o integrativo. Mi sembra evidente che può non essere sostitutivo, mi chiedo in che forme può essere integrativo. Sì, beh, troppe cose abbiamo lasciato in sospeso. Poi organizzerete un altro incontro in cui parleremo dell'ordine nel pensiero religioso e nel pensiero giuridico-politico, che non sono la stessa cosa, però consentitemi di dire soltanto una cosa, soltanto che la anarchia, cioè l'assenza di arche, è l'assenza di principiamento, cioè perché l'arche non è soltanto il potere, ma è l'inizio. Quindi c'è una ragione profonda, concettuale, addirittura linguistica, per la messa al centro, nel pensiero giuridico-politico, dell'ordine. Poi questo, secondo me, si vede anche nel pensiero religioso. Questo pone dei problemi, ma li pone a voi, fortunatamente, almeno qualche problema che non abbiamo noi da dover risolvere. E veniamo invece all'altra questione. Dunque, sì, certo, è essenziale quello che ha detto Padre Bertagna, il procedimento. È una concezione processuale, perché non è, come dire, come la pena, in particolare la pena detentiva. Prendo, ti condanno, poi ti dico devi andare in galera, chiudo le porte del carcere e finita lì. Cioè, quindi, sì, è un certo anche quello un procedimento, però ha una scansione molto semplice, delimitata. Mentre invece
questo è un percorso, ecco, è un procedimento nel senso di percorso, non è un procedimento amministrativo o un processo, come dire, come avrebbe definito Sandulli nel libro sul procedimento amministrativo, è un vero e proprio percorso complicato che coinvolge. Ora, perché non può essere sostitutivo interamente? Non tanto perché ci siano dei reati che non sono riparabili, perché certo ci sono dei reati che sono irreparabili, però anche però bisogna intendersi cosa intende per riparazione, perché la riparazione non è un risarcimento in forma specifica, non è questo la riparazione che si pensa quando si immagina la giustizia riparativa. La riparazione, per quanto mi riguarda, è il rimettere ordine in quel senso che dicevo prima, cioè nella pulcritudo del mondo, per riprendere sempre l'attazzevo, ripristinare un ordine, no? Renderci le cose vivibili, ecco. Ripristinare un ordine di vivibilità, che qualche volta non è possibile fare con la forma specifica. Questo è possibile nel diritto civile, è tutto molto più semplice, nel diritto penale è tutto molto più complesso, no? Anche perché nel diritto civile, ha ragione Donini, se io ho subito il danno di 100, tu mi devi dare 100, è semplicissimo da calcolare. Nel diritto penale Dio solo lo sa quali sono i paradigmi per calcolare l'esattezza, la proporzionalità della pena. E quindi un procedimento, in questo procedimento l'elemento essenziale è il consenso, nella definizione che ricordavo prima c'è questo punto. E la legge di delega lo dice anche qui molto, molto chiaramente, non solo consenso, ma adesso qui sempre siamo sia al comma 18, ma anche una informazione compiuta, in particolare la vittima, definita in quel senso ampio che abbiamo detto prima, deve essere informata adeguatamente delle cose cui sta andando incontro, insomma, ecco. E allora, se è consenso, è consenso. E se è consenso informato, oltretutto peggio ancora. E quindi qual è il risultato se è consenso? Che non è detto affatto che qualcuno lo dia questo consenso. Dicevo prima, scrutando dentro di me, ma proprio non lo so. Non so se sarei disponibile a prestarlo questo consenso. Non ne ho idea. Non dico né di sì né di no, non sono in grado di prevedere, perché bisogna trovarci, sì. Come dici, ma tu sei un eroe? Ma chi lo sa? Prima troviti nella condizione di dover salvare la vita di qualcuno al prezzo della tua, e poi ne parliamo, non in astratto. Ecco, quindi non lo so. E come non lo so io, penso che sarebbe opportuno che non si dovrebbe essere consapevole che nessuno può saperlo, perché nessuno può dire, no? Nel momento preciso in cui ti succede come la penserai. Quindi è per forza residuale. E poi c'è un problema organizzativo, il terzo imparziale. Perché il terzo imparziale crea un problema sul piano dei costi, crea un problema sul piano dell'organizzazione, crea un problema sul piano culturale della formazione. E qui effettivamente c'è da ragionare con grande attenzione, perché ogni incremento di discrezionalità dei terzi imparziali, che siano giudici o soggetti operatori diversi come questi, pone dei problemi, perché sono sempre esseri umani, e quindi quanto più aumento gli spazi di discrezionalità, tanto più mi espongo al rischio. Ricordo la giurisprudenza costituzionale granitica sulle pene fisse, che ci sono anche dei magistrati presenti, e la Corte Costituzionale ormai regolarmente dichiara costituzionalmente illegittime le leggi che prevedono delle pene fisse, che non consentono al giudice di modularne la consistenza. Questo è correttissimo, nel senso, certo non spetta a me, come dire, dare patenti di correttezza alla giurisprudenza costituzionale, però condivido questa posizione, perché la pena fissa
davvero non consente di tener conto delle condizioni concrete, della personalità del reo e di tutto quello che c'è dopo. Però un aumento nel margine di discrezionalità nella determinazione della pena senza la fissazione di paradigmi adeguati crea le conseguenze che conosciamo. Non c'è bisogno di essere giuristi, basta aver visto qualche film americano o leggere le notizie che ogni tanto ci arrivano dalla rete per sapere a quali abissi di arbitrio in un ordinamento anglosassone può condurre una impostazione di quel tipo. Diciamo, del potere non bisogna mai fidarsi, mai, neanche quando lo si detiene. Assolutamente, nel caso mio sempre detenuto zero, quasi pochissimo, quelle rare volte sono presidente della commissione di concorso, non mi fido nemmeno di me stesso, bisogna il potere, non bisogna fidarsi di nessuno, assolutamente. Quindi bisogna circondare tutto questo di adeguate garanzie. Dove stanno queste garanzie? Nel procedimento medesimo. Ma non soltanto, è vero che c'è tutta quanta un indirizzo scientifico che risolve le garanzie nel procedimento, penso in particolare alla posizione di Niklas Luhmann, che Luhmann aveva enunciato già negli anni 70. Questa posizione, che i procedimenti siano di per sé garanzie, è importante, ma ha condotto anche a risultati per me assolutamente non convincenti. Penso alla giurisprudenza del giudice amministrativo sulle autorità amministrative indipendenti, in cui si giunge a ritenere che la garanzia l'ha detto anche la Corte Costituzionale, che la garanzia procedimentale possa supplire un difetto di garanzia sostanziale. Francamente io sono scettico. Quindi circondare tutta questa macchina di sufficienti garanzie anche sostanziali. E poi il problema della formazione. Qui taccio, perché è bene appunto tacere quando non si ha la possibilità, perché non ho l'esperienza, però mi limito a un caveat, che è il seguente: non sono tutti padre Bertagna, ecco, che non ci ha ascoltato adesso, perché essere lodati è sempre imbarazzante, come prima Elena lo dava, insomma, è un imbarazzo terribile. E non sono tutti i padri Bertagni. Ecco, quindi i mediatori che poi si occuperanno di queste cose dovranno essere formati adeguatamente. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che, poiché questi saranno posti di lavoro, questi posti di lavoro potranno essere appetiti anche, diciamo, per motivazioni meno nobili di quelle che dovrebbero spingere a partecipare a procedimenti. E quindi dobbiamo immaginare percorsi formativi che diano anche qui il massimo delle garanzie possibili di questa terzietà, partecipazione, ma direi empatia del mediatore rispetto a cose così, così complicate. Ecco perché non penso che si possa immaginare una sostituzione integrale di un modello di giustizia all'altro. Insisto, non perché ci siano delitti non riparabili, perché questo non è questo il punto, perché non stiamo parlando del risarcimento o della riparazione in forma specifica, non è questo che ci interessa. E poi c'è un'ultima questione, che è quella sempre del triangolo vittima, reo, comunità politica, e c'è il fatto che la comunità politica avverte delle esigenze securitarie, e in particolare la pena detentiva viene immaginata non soltanto nella sua funzione rieducativa dell'articolo 27 della Costituzione, ma viene immaginata come una funzione custodiale per ripararsi dal rischio, e questo potrà essere urticante da ricordare, però non possiamo far finta che non ci sia questo elemento, e quindi bisogna tenerne adeguatamente conto. Insomma, e su questo chiuderei, ma forse qui siamo arrivati, riprendo una tesi di sempre di padre Gilbert, di Paul Gilbert, e occorre mediazione tra misericordia e giustizia.
anche se mi pare che abbia ragione sempre Silvera a dire che la giustizia viene prima, perché nel senso che è bene essere misericordiosi, perché essere misericordiosi è giusto, quindi da un certo punto di vista c'è una centralità della giustizia. Occorre una mediazione, come tutte le mediazioni, in senso di intermediazione, bilanciamento, diciamo così, come tutti i bilanciamenti è estremamente difficile sapere chi lo può fare. Ricordo che nel convegno che organizzammo qui a Udine, organizzammo nel senso che io all'epoca ero appunto presidente del gruppo di Pisa, Elena D'Orlando era l'organizzatrice locale, adesso non mi ricordo insieme a chi, e su giustizia costituzionale e diritto penale, e ci fu una relazione introduttiva di Antonio Ruggeri, caro amico, che però sosteneva una tesi secondo me molto bella da enunciare, ma anche a mio parere molto poco fondata, cioè non bisogna pensare alla rieducazione, alla riabilitazione e alle esigenze retributive come due cose tra le quali si deve mediare o bilanciare, ma bisogna soddisfarle, queste esigenze, entrambe pienamente. Ora, è molto bello da dire, ma come si possa fare? Io non lo so, cioè, io personalmente non ne ho la più pallida idea, né Antonio Ruggeri ce lo spiegò quella volta. Penso che sia più giusto quello che anche padre Gilbert ci dice, cioè che occorre la mediazione, questo bilanciamento. E allora, e qui chiudo davvero, chi lo fa questo bilanciamento? E qui un mio vecchio pallino, il bilanciamento, al contrario di quanto pensa la stragrande, non dico la stragrande maggioranza, ma una notevole parte della dottrina italiana, non spetta al giudice, non spetta alla Corte Costituzionale, men che meno al giudice comune. Il bilanciamento spetta al legislatore. È il legislatore che si deve prendere la responsabilità di operarlo, questo bilanciamento. E il legislatore questa responsabilità non se la prende. Non si prende questa e non se ne prende tante altre. Ma questo non giustifica la supplenza. Questo è il punto. Giustifica altre cose. Giustifica mettere in mora il legislatore. Fustigarlo, se vogliamo. Qualche volta, insomma. Significa questo, che il bilanciamento lo fa il legislatore e la Corte Costituzionale in particolare esercita un controllo ad esterno sulla logicità, correttezza, motivazione di questo bilanciamento. Insomma, noi dobbiamo rimettere le cose a posto, questo è il punto di fondo, che è un problema allo stesso tempo giuridico e quindi culturale e politico insieme. È insieme tutte e due queste cose, però noi adesso non siamo titolari del potere politico, possiamo fare qualche cosa sul piano giuridico-culturale, cerchiamo di farlo, penso che questo dobbiamo affermare, cioè esigere dal legislatore che faccia questo. L'ultimo spunto che chiedo a padre Bertagna vuole raccogliere proprio una sollecitazione che mi è venuta ascoltando Luciani. Allora, questo libro che mi invita, con questo modo per continuare a ragionare anche con i nostri ospiti, il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a confronto, qual è lo stimolo che mi è venuto? Ci sono stati rifiuti, cioè questo tema della libertà che è fondamentale in un percorso di giustizia riparativa, quanti no ha trovato da parte di persone che non volevano dare parola in particolare a coloro che aveva provocato quella ferita, che non volevano ritornare a condividere un tratto comune con chi magari gli ha sottratto un caro, e come hai vissuto quei no? Credo però siano stati presenti nelle vostre storie. Sono molto d'accordo anche su quanto diceva il professor Luciani sul fatto che ci sia una, evidentemente tra le tante cose da precisare, che almeno in parte forse non si potranno precisare se non praticandole, no, chiaramente questo può generare più di una fatica, diciamo. Però è vero certamente che mi pare proprio la parte, il 9 bis, insomma, con tutte i commi vari anche sulla questione dell'attività professionale o dei mediatori definiti esperti. È chiaro che c'è un punto delicatissimo qui, no? Perché si scontrano anche due letture, lo dico rapidissimamente, poi arrivo a quello che tu mi hai chiesto, Luca. La persona del mediatore, della mediatrice,
deve essere un professionista, sembrerebbe che maggioritariamente, diciamo, si vada verso questo tipo di... Il che evidentemente potrebbe dare più garanzie dal punto di vista di una formazione, come dire, permettetemi, più rassicurante, cioè più, c'è uno standard verificabile, c'è un iter di studi, ci sarà forse domani, già in parte c'è, ci sono dei corsi ormai di giustizia riparativa, quindi c'è una, evidentemente una preparazione che si fa anche su una bibliografia, oltre che su esperienze praticate. E, allora, questo può darsi sia una risorsa. Io butto lì solo alcuni pericoli di questo. Il processo di giustizia riparativa ha, tra i suoi valori, anche se mi rendo conto che è una cosa molto delicata, ha il terzo vertice del triangolo, che è la comunità civile, attraverso il cammino, gli itinerari di giustizia riparativa e attraverso delle persone che se ne prendono in qualche modo carico, che sono le mediatrici, i mediatori di un cammino di giustizia riparativa, questa comunità è chiamata in qualche modo ad assumere, a farsi carico, passatemi questa espressione impegnativa. È chiaro che dal punto di vista di una reazione primaria, sicuro, forse anche secondaria, è molto più facile dire questa è la chiave, chiudi dentro questa persona. C'è il carcere come estrema ratio quando devi bloccare una persona, che se non la blocchi continua a far del male. No? Allora, è chiaro che fa parte di quei confini non facilmente tracciabili. No? Però io non vorrei che la professionalizzazione della figura dei mediatori, delle mediatrici, dei mediatori, di fatto finisse poi per togliere di nuovo la società civile dalla possibilità di essere coinvolta in un processo, in un cammino che la riguarda, perché la comunità è ferita da un reato. E noi l'abbiamo visto appunto avvicinando storie che sì, sono state anche cronaca tremenda e amara, no? che ha abitato convenzionalmente un quindicennio, ma in realtà di più, perché è iniziata prima e finita dopo. Stagione degli anni di piombo cosiddetti, non comincia col 12 dicembre del 69 per finire col marzo dell'85 con l'omicidio Tarantelli, non solo perché poi hanno ammazzato Ruffilli, Biagi, D'Antona, eccetera, ma perché la società ancora oggi fa una gran fatica. Allora forse la mediazione intesa come la possibilità che persone preparate adeguatamente possano entrare nel farsi carico, nel camminare insieme alle vittime, ma se lo vogliono anche i responsabili. Questa per me sembra una risorsa che mi pare che la professionalizzazione potrebbe farci perdere di nuovo. Questo lo dico così, è un punto, non è il punto, forse non è il più importante, però almeno per me io lo sento forte, ecco. Sul fatto di esigere invece e trovare i modi per farlo una preparazione seria di base e permanente, questo in qualsiasi modo, anche se si va verso la professione della mediazione, questo deve essere detto. Sulla domanda brevemente, io poi sono stato gentilmente ricordato come l'autore del libro dell'incontro, ma io sono solo uno dei curatori. Gli autori sono quelli che hanno fatto il cammino, poi i mediatori che siamo stati in tre, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato
e io abbiamo poi, come dire, raccolto un materiale molto, molto complesso, come diceva anche il professor Luciani, su questi temi si avvicina a una complessità incomponibile. Allora abbiamo fatto una selezione. In questa selezione mancano molti nomi, sia di persone che non hanno voluto o non hanno potuto dare il consenso che il loro nome fosse scritto, non hanno voluto perché a un certo punto hanno lasciato il cammino, che appunto era libero ed è rimasto sempre, continua ad essere libero, il cammino in altre maniere sta andando avanti. Mancano nomi di persone che invece sono andati e vanno avanti, ma per esempio sono in una situazione molto delicata, per esempio con le loro famiglie di origine, per cui all'interno delle loro famiglie che ci sia una persona o più di una persona che è entrata in contatto con quelle altre persone che hanno generato così tanto dolore in quella famiglia, non è accettabile. O, per esempio, un punto che non abbiamo toccato, ma andrebbe, è visto come un tradimento del dolore, o un tradimento della memoria. Ma allora qui torna il discorso fatto all'inizio, di quale memoria stiamo parlando? Torno a dire, le memorie non sono tutte uguali, anche per noi, anche per ciascuno di voi. Le chiamiamo tutte con quel nome lì e usiamo ricordo, memoria anche come sinonimi, però in realtà è un pianeta molto complesso. Ci sono state anche tra le persone che hanno fatto parte dei gruppi armati delle difficoltà. Alcuni hanno lasciato, alcuni hanno accompagnato da esterni, diciamo, il cammino, però non sono mai entrati nel gruppo vero e proprio. Il gruppo è andato avanti per 7 anni, quasi 8, come lavoro di gruppo, quindi con appuntamenti mensili, con convivenze sotto lo stesso tetto e mangiando allo stesso tavolo per 7 estati consecutive, per una settimana, più altri momenti di convivenza. Però c'è tutto un lavoro di ascolto che dura circa 10 anni prima che si costituisca il gruppo. C'è un lavoro di ascolto delle storie, c'è un lavoro di appunto, per esempio, di abbattimento delle diffidenze, che può richiedere un sacco di tempo. Allora, in questo itinerario alcune persone hanno aiutato molto, ma poi non sono entrati. Per esempio, forse non ci si pensa molto, ma ci sono molte difficoltà anche nel modo con cui i gruppi armati si sono sciolti, si sono in qualche modo distrutti, autodistrutti in parte, no? La ferita profonda che ha generato, per esempio, la denuncia di alcuni dei nomi di altri, sono delle ferite profondissime tra di loro, nel mondo di quelli che hanno fatto parte di questi gruppi, che non è assolutamente facile toccare. Qualche volta si è rivelato più difficile il dialogo tra di loro che non con le vittime dirette. Quindi alcuni nomi mancano anche per questo. E poi mancano diverse persone che hanno, per altre ragioni, per esempio per ragioni di lavoro, il mio nome non è più ricordato da nessuno, sono il tal dei tali che fa il geometra, e non voglio, come dire, che il mio nome adesso venga rimesso, no, indietro. No? Allora, quindi
Questo per dirvi che i nomi che appaiono nel libro sono circa la metà di quelli che abbiamo potuto nominare. Siamo in un contesto universitario, soprattutto i ragazzi presenti oggi non sono chiaramente tutti di giurisprudenza, ma questo è un po' l'ambiente che ci ospita. A chi intraprende questi studi? No? Qual è il consiglio che lei offrirebbe anche alla luce di questa difficoltà di trovare equilibri rispetto a queste suggestioni che vengono da diversi modi di intendere la giustizia, rispetto alle sfide poi concrete di declinarle in forme che siano anche percorribili? Mi colpiva quello che diceva padre Bertagna, quanto tempo ci vuole, quanta fatica, quanta libertà, e sono tutte le carte che io credo, così da osservatore esterno, per quanto interessato, non sempre l'amministrazione della giustizia può avere, anzi, quando chiede tempo, noi per primi cittadini ci lamentiamo dei tempi della giustizia. Che consiglierebbe un giovane per continuare il dialogo che qui oggi abbiamo solo così potuto abbozzare, iniziare? Come la vedo io, posso dire come la vedo io, tutto qua. Io la vedo in questi termini, stare attenti a varie cose, insomma, la prima è a diffidare delle spiegazioni monocausali. Spesso le cose hanno radici strane, diverse, molteplici, avete visto qui dove siamo andati a finire. E quindi questa, secondo, diffidare quindi delle risposte perentorie. Viviamo in un mondo di risposte perentorie. Basta leggere quello che si scrive sui social, non so, ecco, se permettete, io sono un appassionato di lirica. Trovare, utilizzo molto YouTube perché insomma è una miniera, no? Insomma, cose che io da ragazzo mi devo andare a cercare, la discoteca, è stato, insomma adesso si trovano tutto su YouTube, sono cose incredibili, e trovare commenti, ma non volgari, peggio. Penso alla polemica tra Tebaldiani e Carlassiani, no? Che non ha molto senso, se proprio dovessi scegliere sarei Tebaldiani, detta tra di noi, e proprio convinto. Ma non mi permetterei mai di scrivere cose che ho letto, perentorie, di persone che magari di musica capiscono meno di me, che già ne capisco poco. Va bene? Ecco. No, questo. No, le risposte perentorie. Ancora, poi, la curiosità massima, perché la conoscenza tutta si tiene e fino a prova contraria, se si studia diritto e si studia soltanto il diritto, non si capisce niente, neanche il diritto. E poi non lo so che devo dire, un po' di umiltà, boh, questo sì, perché siamo tutti quanti, poca cosa. Insomma, bisogna avere la mia ricetta, quello che dico ai miei allievi è: abbiate un modello altissimo, irraggiungibile, così vi sentirete sempre una nullità rispetto a quel modello. E se avete un modello troppo prossimo, magari lo raggiungete e vi sentirete chissà chi, e invece no, scegliete un modello veramente complicato da raggiungere e sarete più tranquilli. Perché veramente la mia preoccupazione vera, insomma, è questa, che manchi nei giovani, che in alcuni manchi la curiosità, non in tutti. Adesso io ho degli studenti bravissimi, insomma, fatto esami recentemente, studenti bravissimi, e poi c'è però una palude di studenti disamorati, non affezionati, le cose che vogliono un pezzo di carta, punto e basta. Quello mi spaventa, quello, e mi spaventa poi la perentorietà delle risposte. L'essere anzitutto convinti di sapere tutto di tutto, di poter tranciare giudizi su tutto, basta. Questo è quello che io penso di me. Se poi i giovani si vogliono ispirare a questo, come si suol dire, sono fatti loro. Bene, solo il tempo per ringraziare di cuore i due ospiti che ci hanno accompagnato in questa sera, e per ricordarvi, per chi fosse interessato, che le iscrizioni della SPES sono aperte, e proprio quello che un po' abbiamo provato a far girare questa sera, di steccati che provano a cadere, di dialogo tra le discipline, di curiosità, di impegno, sono alcuni degli ingredienti che proveremo a portare avanti in un percorso lungo, 14 incontri, inizia a novembre, finisce a maggio. Ecco, se siete interessati, se conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato, fate girare la notizia. L'unica cosa triste è che la gente sappia delle opportunità dopo. E
cos'altro, buon appetito, buona cena e buona serata a tutti. Grazie.